Bentrovati in diretta dal Palazzetto Ketacca. Salutiamo subito il buon Davide Cenci, che avete visto sta facendo le prove dello Zoom, quindi tutto a posto, la telecamera funziona, e già questa è una cosa importante, se no tutto il resto è inutile, e quindi noi vi diamo il buongiorno, anzi buon pomeriggio, siamo già alle 6:30, giornata uggiosa in quel di Cassano, però per fortuna la palamano si gioca al coperto. E quindi tutto pronto, ancora qualche minuto di riscaldamento, le squadre sono già in campo e quindi salutiamo ovviamente gli ospiti della Palamano Carpi che i nostri ragazzi affronteranno oggi. E partiamo magari con subito le formazioni, quindi eccola qua il roster per la Palamano Carpi, con numero 1 Jan Jurina, con numero 3 Francesco Cascone, con numero 6 Samuele Serafini, con numero 7 Daniele Soria, con numero 8 Lorenzo Nocelli, con numero 9 Sebastian Carabulea, con numero 10 Cresni Casa, con numero 11 Alex Coppola, con numero 12 Selmi Aifei, con numero 18 Sama Aifei, con numero 19 Enrico Dall'Olio, con numero 22 Amar Korkaric, con numero 26 Gabriele Gollini, con numero 30 Gabriele Sortino, con numero 94 Francesco Ceccarini e ovviamente guidati in panchina da Davide Serafini. Davide, sì. Passiamo poi alla roster dei padroni di casa, quindi Palamano Cassano Handball Club, col 12 Luca Mongiardini, col 14 Alberto Lazzari, col 19 Gabriele Saitta, con numero 27 Simone Labruna, con numero 29 Filippo Branca, con numero 30 Stefano Bassanese, col 43 Ivan Salvati, col 44 Usman Kabir, col 67 Marco Borghi, col 77 il capitano Mattia Dorio, con numero 81 Giacomo Visentin, con numero 85 Federico Mazza, con numero 91 Giacomo Savini, con 93 Nicolo Riva, con 99 Germano Albanini. Poi ovviamente la partita sarà diretta dalla coppia arbitrale Castagnino Manuele, coadiuvata dal commissario Fabian Dario. Ciao, diciamo anche l'allenatore del Cassano. L'allenatore del Cassano, ovviamente, Matteo Bellotti. Ciao, grande Matteo. Il fatto che non è previsto nella grafica, attenzione, più mi sono ricordato. Attenzione, tutto poi sotto controllo. Nel frattempo ancora qualche istante di riscaldamento, quindi possiamo andare a leggervi anche quella che è il calendario completo di questa. Eccolo lì. Quarta giornata, che vede già in campo alle 18 Alperia Merano e Secchia Rubiera e Bozen Campus Italia, alle 18:30 appunto Cassano Maniago Carpi, poi ci sarà Pressano Albatro, Raimond Sassari Romagna, alle 19 Brixen Conversano, big match di giornata, big. E sempre alle 19 Junior Fasano Banca Popolare Fondi. Velocemente anche la classifica, quindi abbiamo ancora qualche istante. Abbiamo attualmente Conversano 6, Raimond Sassari, Bozen e Fasano e Pressano insieme all'Albatro 4 punti, Cassano e Merano 3, Brixen 2, Campus Italia e Fondi 1, Rubiera, Romagna e Carpi a 0 punti, ovviamente con Sassari e Brixen che devono recuperare uno o due partite, perché hanno utilizzato gli ultimi due turni per fare la partita andata e ritorno della European Cup, che ha visto sorteggiare il derby italiano con passaggio del turno per il Brixen, quindi hanno due, probabilmente il Brixen ancora due, mentre la Raimond ne ha recuperata una in settimana, quindi per la Raimond una partita in meno. Due partite in meno anche per il Secchia Rubiera, che ha avuto la sfortuna di essere sorteggiata proprio nei due turni saltati, sia con Brixen che con Sassari, e quindi due partite in meno anche per il Secchia Rubiera, perché si gioca in due, quindi è logico, due squadre. Però ha avuto la coincidenza del calendario che avere due giornate proprio con le due squadre protagoniste, quindi anche per loro due partite da recuperare. Ho capito, ho visto Lazzari, ma è un rientro. Sì, no, Lazzari è in panchina, ma chiaramente solo per onor di firma, non è assolutamente. Ha ricominciato a corricchiare, quindi però il suo rientro è previsto per dicembre, diciamo, quindi rispettando quindi la grave tabella. Infortunio al ginocchio. Sì, operato a ginocchio a maggio ormai, quindi sta seguendo un buon piano di recupero e sta rispettando il tempo, poi lui ha la fortuna di essere Bevilino, quindi il recupero è un pelino più veloce, però insomma siamo in tabella di marcia e presto lo vedremo di nuovo in campo. Allora cogliamo l'occasione per fare gli auguri di pronto recupero a Lazzari e anche a Mattia e anche ad Essi, ovviamente, esatto, Moretti. Poi anche lui ginocchio.
Visto che abbiamo ancora qualche istante, abbiamo salutato prima il buon Davide Cenci a telecamera, sì, ci siamo dimenticati Davidino, invece del Davidino, sì, al comparto tecnico e anche di giochi, perché è lui che prepara la musica per il riscaldamento, e ovviamente chi vi parla sono sempre gli inossidabili Luca Basile e Cassio Preti. Io sono Cassio e lui è Luca, attenzione, benissimo. Quindi se volete insultare qualcuno perché diciamo delle fesserie, sapete bene chi li vuole, non prendetelo a nome e cognome, esatto. I Davidi sono innocenti, no. Noi siamo responsabili di tutto quello che sentite. Esatto, quindi i Davidi sono innocenti. Nel frattempo stavo seguendo anche la partita delle nostre ragazze che sono impegnate in quella di Ferrara, sempre per quanto riguarda la 1 femminile. Purtroppo siamo un pelino sotto, 21-17 il parziale a favore di Ferrara. 21-18 vedo adesso, 21-18, Luca, mi sembra che abbia recuperato adesso, sì, un po'. E a quando siamo palla, quasi dire, a metà del secondo tempo. Mi sembrava che ci fosse un gap più alto, quindi adesso se magari 21-18 diventa, vediamo. Sì, partita comunque ancora aperta, 3 reti, un quarto d'ora abbondante, quindi c'è possibilità di recuperare, ovviamente vi terremo aggiornati. Tira fuori il Cassano femminile, quindi perde la possibilità di andare sotto al 21-19. Intanto aspettiamo la partenza del Cassano maschile contro il Carpi, qua in quel di Cassano. Tutto pronto, ma gli arbitri hanno richiamato le due formazioni. Vedo un Mazza inquadrato. Pronti ad entrare in campo. Un Visentin, un Bassanese, un Super Lazzari. Eccolo lì Dorio, detto anche Torre d'Avorio, per la sua altezza. Vediamo gli arbitri Castagnino e Emanuele, danno per dare il via alle ostilità. Quindi Cassano Carpi, non mi ricordo come ha messo il Carpi, è un po' più indietro. Il Carpi a 0 punti dopo 3 partite, quindi ha necessità di fare, di smuovere la classifica, saranno agguerriti. Sappiamo non essere al top della condizione, uno dei suoi giocatori più forti, vuol dire Nico Casa, infatti vediamo un'abbondante fasciatura ginocchio sinistro. Ho capito. Però vediamo, speriamo sempre di vedere in campo, perché comunque sono sempre giocatori di valore che accrescono la bellezza del match, è sempre meglio vederli in campo che non in panchina a osservare come noi. Ed un mitico Jack dietro a Mattia Dorio. Per il Cassano adesso la rotazione per andare a salutare le panchine. Anche questa parte 0-0 come... Sì, dicono che non ci sono... Non ci sono ancora dei favoritismi per le squadre di casa ancora. Va bene, vedremo se si potrà fare magari verso fine campionato. Saluto delle due squadre, l'urlo di battaglia. E poi saremo pronti. Sì, vedremo chi sarà il possesso palla. Vediamo un attimino se è già stato sorteggiato. Si scambiano i palloni per impeciarsi le mani. Vedo. Però sembra di aver capito che il primo possesso palla sarà in favore degli ospiti, perché vedo i nostri ragazzi che si preparano già difesa. Quindi... Ho visto un Bassanese. Sì. Bassanese, buona partita per lui a Chieti sabato scorso, domenica seppur nella sfortunato pareggio. E vediamo anche Monciardini che parte tra i pali, quindi queste le prime scelte di coach Bellotti. Ho capito. Per il Carpi vediamo Jurina tra i pali, poi vedremo come si schierano i 6 giocatori in movimento. Posizione centrale con numero 11 Coppola, pivot con numero 7 abbiamo Soria, terzino destro vediamo con il numero 9 Carabulea. Centro mi sembra il rumore della palla a terra che sia un po' sgonfia, sembra, guarda. Sembra infatti il giocatore se la stanno passando perché al rimbalzo, cioè, tum, è un molto sordo. Poi vediamo Casa comunque schierato alla sinistra, credo sia il numero 8 Nocelli, se non ho visto male, anche se sembra strano Nocelli a sinistra. Vediamo intanto 9 metri sulle centrali per Carabulea, infatti il numero 19 là alla sinistra, vale a dire
Dall'olio e non ancora captato l'ala destra, ho col numero 94 Ceccarini Francesco. Mazza molto fuori, passivo già Luca, sotto passivo, quindi deve arrivare alla conclusione il Carpi. Adesso si ridispone il Carpi perché ha pochi passaggi. Cambio. Ricordiamo, da quest'anno passi. Sono solo 4 possibilità di passaggio. Passi, c'è un per passi, il giocatore del Carpi. Aveva messo la palla in fondo a sacco, sì. Casa, ma rete non convalidata. Cassano può Mazza provare riparte. Il suo primo attacco. Bassanese sinistra, Mazza terzino sinistro, Jack numero 91 centrale. Ha entrato il numero 27 terzino destro. Quindi sarà stato un cambio. Via Simone Labruna, probabilmente fa un cambio attacco di fea. Sulle ali vediamo Bastanese, come detto, a sinistra e Branca. Filippo Branca a destra, Luca tra i pali, abbiamo già detto. Quindi abbiamo il doppio pivot Bastanese, e certo che le maglie così. Tanto c'è stato un tiro toccato da difesa, poi controlla Iurina, seppur con qualche difficoltà. Giusto, se l'è ma... portata fuori, se l'è portata fuori. Eh sì, involontariamente. Quindi riparte, non ha perso possesso. Sì, sì, l'arbitro ha fatto segno che comunque doveva battere perché era la rimessa in gioco. Poi Iurina non è riuscito a controllare subito la palla, ma gli ha fatto segno di tornare dentro l'area e da lì effettuare battere. La ripresa del gioco. Va bene, tanto 0-0 per il Cassano. Sì, primi attacchi a vuoto per entrambe le formazioni, i possessi sprecati. Quindi adesso va ancora il Carpi, alla libera, poco lo prova angolo. Dall'ala un po' troppo chiusa, ci ha provato Francesco Ceccarini, ma da quella posizione non era semplice. Ovviamente Luca Monciardini fermo sul primo palo, Ceccarini ha dovuto cercare un secondo palo, ma non trova l'angolo giusto. Libero. Poi scarico per Super Dorio, scarico a sinistra da parte di Mazza con uno Luca. Dorio recupera dalla spazzatura e si insinua nell'apertura tra i due giocatori e segna 1-0 Dorio, 1-0 Cassano. 3 minuti primo tempo. Sul Carpi vediamo, cambia terzino destro, scarica all'ala, da fallo per il... Fallo del Cassano prima dello scarico del giocatore del Carpi verso il muro, e quindi possesso palla Carpi. 1-0. Passivo. 1. Prova casa, 2, scarico, perde, poi ma ci va chi? Guadagna Mazza. Abbiamo sentito il contropiede, ma poi preferisce. Gliela tira lunga il Jack. Possesso palla Cassano. Mazza. Cambio di direzione. Fallo. Si mette d'accordo col pivot per dire voglio questo movimento. Era doppio pivot in questa fase qua addirittura. Dorio e l'altro giocatore del Cassano. Adesso si ripristina con cambiato, chiama schema il centrale del Cassano, numero 27. Mazza adesso andrà, vediamo se va a destra, prende la posizione di Jack. Ecco Jack che va. Parte Bassanese, doppio pivot, eccolo lì, scarica. Non riusciamo a avere la sorpresa. Jack cambio, ancora su Mazza. Lunga scarico, azione. Va da quella parte dove c'è purtroppo Bassanese. Passivo, deve tirare, poi fa la posizione centrale, controlla Iurina. Peccato che il doppio pivot, praticamente portandosi dietro il difensore, è andato a incrociare la traiettoria dell'attaccante. Subito prova in velocità a casa e insacca il primo gol anche per il Carpi. Sì. Ovviamente in mezzo alle gambe si riparte. Rimessa veloce, ma troppo veloce. Ricordiamo, nuova regola per rimessa veloce che comporta che il pivot non deve pivot o quantomeno chi fa l'effetto del preso in gioco non deve stare fermo sulla riga, ma basta che sia all'interno del cerchio, però vale sempre invece per tutti gli altri giocatori fuori del cerchio devono stare al di qua della riga, ovviamente. Nella loro metà campo. Riparte Cassano 1-1. 5 primo tempo, scarico Jack, finta molto buona, buona difesa, è andato il pivot e ancora bella parata di Iurina. Chiara Jack, ma una buonissima difesa del Carpi, si era liberato il pivot, ma anche difficile individuarlo Luca con le maglie, molto simile, stavolta ha liberato benissimo il pivot del Carpi. 2-1 Carpi. Riparte il Cassano, deciso di andare in velocità. Ecco che va Mazza, scarica, cambia passi, no,
fallo sul pivot. Fallo sul pivot, c'è il primo cartellino giallo del match ai danni di del numero 11. Grazie Davidone. Due Carpi, Cassano 1, 6 primo tempo. Cassano in attacco. La Bruna a destra, abbiamo sempre Iorio. Cartellino giallo per Alex Coppola, numero 11 del Carpi. Ecco Jack. Può avere uno contro uno, non collo. Poi libera e scarico entrare. Buone. Rigor su. Tanto è Saita alla destra, non Filippo Banca, scusate, abbiamo. No, ma perché è cambiato. Ah, è cambiato dopo. Sì. E quindi Super Saita che viene, diciamo, intercettato al momento dello stacco, avete notato le gambe praticamente hanno ruotato, non aveva più la coordinazione a rigore. Poteva molto ovviamente in questa prima occasione magari sarà sì, la prossima una cosa di questo tipo può determinare anche due minuti. Immagino Federico Mazza che yes, si prepara, che pulisce tutto il terreno metri. Per non avere, vediamo se farà la sua finta. Che brutto rumore che c'è. Finta Panion ed è un due pari. Va a realizzare. 6-34, Cassano 2, Carpi 2, Carpi in attacco. Non mi piacciono le maglie così simili, nonna. Sì, non vedo emergere il pivot nella difesa o viceversa. Allora, diciamo dal vivo la differenza è un po' più marcata. Sì. Sulla ripresa televisiva è abbastanza confondibile, sì. Diciamo. Doppio pivot, no, è entrato. Perché è vero che Cassano 11. Ha la maglia con gli inserti. All'incrocio. Tanto bel gol di Coppola. Arriva sui 9 metri, non se lo fila nessuno, come dice, come si suol dire, e senza lui ne approfitta. Senza alzarsi, doppio appoggio, Panino all'incrocio, Luca. Difesa completamente inerme, probabilmente sì. Hanno boccato una sua finta di passaggio, ma lui invece si è trovato con lo spazio aperto davanti e ha messo una palla al setro, quindi anche vano il tentativo di allungarsi di Monciardini. Jack centrale. La Bruna. Scarica. È molto bello, Mazza. Ha avuto un mezzo metro, ha salito. Gol, tre pari. Siamo già dalla parte opposta però, senza tregua. Fuori, tiro del numero 9 del Carpi. Luca Monciardini, mi va Jack. Va che va nello spazio. Bravissimo, avete visto però, gli arriva sempre ancora dalla... Non fa il cambio ma non riesce a liberarlo. Anche sì, c'è un cambio attacco-difesa tra Usman Kaber e Simone Labruna. Invece il tiro di prima che si perde sul fondo di Carabulea. Tre pari punteggio dopo 8 minuti. Sì. La Bruna, adesso abbiamo Mazza centrale, tre pari, 8 e 15. Vediamo Lala, la vede sulla diagonale, sul primo palo. Non so, il portiere ci è arrivato, ma dopo, proprio lì è andato. Sì, gli ha fintato la parata sul palo lungo, ma Said non si è fatto ingannare, quindi... Gli ha lasciato il varco, l'ha riempito Saita, poi Jurina ha tentato in extremis di andarlo a coprire, ma troppo tardi, quindi bel gol di Gabriele Saita. Yes, pivot esce, 3 metri a difesa, infatti non era 3 metri, l'arbitro la richiama subito Kabir. Il Carpi deve pareggiare, 9 minuti il primo tempo, possesso palla Carpi, pivot singolo per ora, vediamo come si svolgerà la preparazione dell'attacco. Ecco l'ala che fa finta, centrale esposta a sinistra numero 10, tenta di liberare il pivot, è molto alto e Monciardini non ha neanche bisogno. Mazza non scarica su Jack, si gioca uno contro uno. Si guadagna un 9 metri. 9 metri, sì. Sì, diciamo seconda fase, rimane in campo Kabir, quindi sulla seconda fase giochiamo sì, con due pivot. Sulla seconda poi... fase veloce, poi dopo sul manovrato esce Kabir, entra la Bruna di quando solito. Si arriva in quarta fase, cambio sì. Classico con Kabir che esce e lascia spazio a un terzino, quindi i giocatori di movimento ritornano i classici 5. Ok. Con l'unico perno in Mattia Dorio. Yes. Si asciuga il campo intanto, quindi un attimo di pausa. Ne approfittano i giocatori in attacco per parlano Jack, impostare Bruna, già esatto. La chiamata dello schema. Sì, esatto.
gira palla con la Bruna in posizione centrale in questa fase. Sì, sappiamo che è preliminare perché poi lui da lì va a posizionarsi con il cambio di posto, rotazione con Mazza. Adesso la Bruna di là, poca minaccia, raddoppio effettivamente. Ecco, qua c'è libera spazio per Savini. Qua c'è buona spazio, la manovra. Spazio creato. E Cassano fa 5. 5-3 più 2 Cassano. Avete visto l'insistenza della palla centrale, terzino sinistro, terzino sinistro centrale e ritorno al terzino sinistro. Quello ha determinato praticamente un pendolo della difesa che poi dopo, quando la palla si è aperta a destra, si è visto, sì, subito c'è che c'era più spazio. Uno spostamento di un uomo davanti ai due terzini che scambiavano palla, quindi quando è entrato Savini ha trovato spazio a sufficienza. Intanto due minuti bella a parata di Moncia, ma no, c'era anche Dorio. Due minuti a Dorio che ha disturbato in maniera eccessiva secondo la coppia arbitrale, ricordiamo Castagnino e Samuele, Carabulea che ha effettuato il tentativo di tiro, e quindi prima sanzione due minuti a carico del Cassano al 10:19 del primo tempo. Inferiorità numerica Cassano, 5 giocatori in movimento Cassano, 6 Carpi 3, Cassano 5, 10 minuti primo tempo. Cassano che ha il doppio vantaggio, doppio pivot Carpi sul punteggio sul tabellone, ma uomo in meno per i prossimi 120 secondi. Ah, persa palla dal Carpi, però il passato Carpi non, sì, ma mi va, mi va chi? No! Passaggio a Kabir che si intercola in qualche maniera. Non Ghiotto, ho capito. Occasione per il Cassano che recupera palla su un erroraccio del Carpi, ma altrettanto non impreciso. Non ho capito come ha fatto guarda Savini! Ancora ruba ancora palla Savini, poi la recupera spazio a casa, la libera. Sì, lì si è, ci va. Pallo sfortunato per Savini, vogliamo essere imparziali, fortunato per il giocatore del Carpi. Libera tutta la parte sinistra dell'attacco del Carpi, non c'erano giocatori che erano andati all'intercetto, là l'ha avuto tutto il tempo di risalire e travestire Monciardini. Numero 13, Dall'Olio Enrico. Non ho ancora capito come Kabir non ha fatto prendere quel pallo lì che era all'altezza del mento, ha fatto... Non l'ha preso giusto per farlo andare dal portiere, non l'ho capito. Va bene, eccoci qua, Mazza, Panion, ma c'è bel tiro, ma bella partita. Credo che lui fosse girato, che la pallina si è carambolata, sì, sul braccio mentre deviata. Correva e poi se l'è deviata da solo, infatti, esatto. Non è riuscito più a raccoglierla. Vediamo, bravo, la Saita che intercetta il giocatore della, senza fare fallo da rigore, e se avesse scaricato il pallone l'area è completamente libera, quindi non doveva permettere lo scarico. Cassano che sta soffrendo un po', peccato perché aveva recuperato violentemente quei due primi palloni, poi l'errore di Kabir ha un po' paralizzato la difesa, sì. Ed ora 5 pari, 1-2 dalle ali, prima Dall'Olio, adesso Ceccarini sulla destra, riportano le squadre in parità. Cassano che si deve sbloccare un attimo. Adesso Kabir rimane addirittura pivot in gioco manovrato, Bassanese a sinistra. Sì, perché stiamo giocando senza portiere, quindi va al posto di Dorio, perché Dorio ovviamente è fuori due minuti, però i due minuti scadono adesso, quindi rientra Monciardini tra i pali e Cassano può giocare con meno ansia questo attacco. La buona proprio per Kabir! Bello scarico, Kabir, traslazione a destra, lo vede, passaggio incrociato, non c'è nessuno sui sei. Pivot ancora, perde la palla, lo recupero dalla spazzatura, si è fatto male qualcuno del Cassano. Ginocchio, si tocca il ginocchio. Tanto mettiamo a referto la rete è Mazza, per Daniele è Mazza. Soria, Mazza rimane a terra. C'è bisogno dell'assistenza medica. Non ha messo giù male il piede o non ho capito nel cambio di direzione, ma subito è rimasto a terra, si è preso in mano la gamba e adesso mani al viso, non è una bella cosa, però non è caviglia, caviglia. Lui sembrava toccasse il ginocchio, invece è caviglia destra. È molto sofferente ora, sì. Prova a rialzarsi. Sei pari intanto il punteggio, Carpi rimane lì, ha giocato al meglio questa superiorità numerica, primo pallone perso dopo pochi secondi, ma poi sui due possessi palla successivi ha marcato il parziale 2-0. Vediamo se prova l'appoggio del piede, arriva il numero 10 del Carpi a rassicurare e dare supporto, vediamo che Mazza mi sa che andrà in panchina.
Sì, c'è Bassa adesso... che l'aiuta. Però sembra... sembra che stia rientrato sulle dall'arme gambe. Da come sì, si lamentava prima, sembrava una cosa molto molto più seria, è uscito con le sue gambe appoggiando entrambi i piedi, quindi sicuramente il trauma distorsivo c'è stato, però non sembra... Adesso abbiamo Dorio e Kabir. Addirittura Kabir terzino destro. Sì, perché abbiamo anche problema con Sarvati, che anche lui... in panchina, ma anche lui si è scavigliato martedì, quindi anche lui onor di firma. E terzini gene più gene minga gene poi, più poi ovviamente parte da terzino, ma taglierà doppio pivot, quindi adesso un po' di sofferenza per il nostro attacco. Scarica, va Jack, cambio di direzione, contratto bene dal Carpi, contratto bene, il Cassano non trova soluzione col doppio pivot. È chiaro che quando è così poi dopo anche scaricare all'ala è difficile, perché hai perso l'inerzione, come diceva qualcuno. Fallo, va, si svincola, va a fare un gol, va a fare un gol difficilissimo, svincolato allargando e quindi stringendo l'angolo del passaggio con molte poche probabilità di successo, ma riesce a metterla sul secondo palo, addirittura intanto che stava ancora traslando a destra, quindi incrocio benissimo, bellissimo esempio di coordinazione di Jack Savini. Sì, Cassano 7 difficilissimo, intanto diamo scaldarsi in panchina anche il giovanissimo Marco Borghi, siamo a corto di terzini centrali, quindi dovrà mandare in campo il sì. E intanto bel gol di Carabulea, anche in questo caso difesa sì, sempre su due piedi, un po' troppo ferma, finta di scarico a sinistra, ma lui ovviamente vede il portiere. Devo dire che io Zwei Minute, giocatore del Carpi, 7 pari. C'è stata una spinta sulla Bruna lanciata sì, al tiro. Anche contrattenuta sul cambio di direzione. Quindi spinta sì. Ritenuta eccessiva, poi a carico di Coppola che era già stato ammonito, quindi in ogni caso i due minuti era quasi automatico. Certo. 7 Cassano, 7 Carpi, 14-11 primo tempo, partita equilibrata. Quindi abbiamo il Carpi con un giocatore in meno. Yes. 6 giocatori in movimento Cassano, 5 giocatori sulla linea di 6 metri per il Carpi. Cassano che per ora... E gol! Per la Bruna che ci aveva 5 km quadri di terreno sullo scarico del Jack. Saltano subito i movimenti difensivi in unità numerica, Cassano marcatura uomo si porta avanti 10, chiaramente con... 5-1 con Casa escluso dalla possibilità di giocare con marcatura uomo. Andiamo in campo con numero 6 anche Samuele Serafini. A posto è Carpi che gioca con l'extra player. Che poi bello! Cambio di direzione. Due minuti a Dorio. Spinta. Secondo Luca. Si inventa questo gol Carabulea sul tiro del giocatore italo-rumeno. Secondo fallo grave di Dorio, che deve fare attenzione perché è la sua seconda esclusione. Due minuti. 8 pari il Carpi, non una bella notizia per coach no, Belotti, anche perché non ha cambi, i difensori sono caricati di falli quindi insomma entra un giovincello, mi è vero. Extra play anche per il Cassano, quindi porta sguarnita numero 67, eccolo qua Marco Borghi, abbiamo visto scaldarsi prima, quindi non ha mai esperienza, ma siamo a corto di terzini, quindi deve entrare in campo, ecco, e ecco. Attenzione, bravo. La va sì, l'aveva toccata lui, non l'ha toccato nessun sì. altro, quindi è chiaramente doppia. Sì, perché lui aveva già palleggiato e ha fatto tutto. No, ma aveva perso, lui riprendendo il possesso dopo il terzo tocco, diventa il quarto, anche se il terreno non ha annullato i tre precedenti. No, ma ne aveva già fatti N. Quindi 8 pari. D'altronde, piuttosto che lasciare un avversario che vada in contropiede, tu devi prendere. Scarico, però vedo Monciardini un po', come dire,
Gol in penetrazione ancora di Carabulea, poi ne approfitta Kabir perché è buona. Entrambe le squadre stavano giocando in extra player e non era ancora, nessuno aveva dato il cambio a Jurina che non poteva ovviamente rientrare. Moncerdini ha passato Kabir, si tirava in porta. No, lì era rimessa dal centro perché aveva subito gol. Allora giusto. Quindi subendo gol lui doveva passare dal centro e Kabir è andato lì e Panion. 9 pari, che bel gol. Anche un po'. Sì, intercettato il giocatore del D. Cassano che chiude la diagonale. Palla al pivot un po' lunga. Ecco, vuole attenzione, partire Cassano mi va con Saita. E va a superare Jurina. No, Cassano. Più uno Cassano. Prova a uscire da un momento difficile. Sì, esatto. Bello 1-2. E anche ancora in inferiorità col numero 77. Che è rientrato adesso Dorio, che dovrà stare molto attento ai falli, caro sì, Luca. Decide di rischiare Bellotti anche se è caricato i due falli. Dorio riprende il suo posto in mezzo alla difesa. Casa caricato ancora per il pivot. Che prova a girarsi, ma viene raddoppiato da Kabir. Passivo. 1-2 cambio direzione, chiama time out. Nel passaggio no Luca, ne ha fatti no, due. No, ne ha fatti due, quindi quando si rientrerà dopo il time out ne avrà altri due. Faranno sui 9 metri e faranno tirare qualcuno. C'hanno due passaggi, 9 metri passa e uno si alza e tira. Mollami. Quindi abbiamo praticamente un 19 Cassano. Sì, partita che non sta vivendo una fase di bel gioco, le due squadre sembrano un po' contratte ancora, poi questi due minuti quasi consecutivi non hanno aiutato le due squadre a rendere più fluido il livello di gioco, per ora non una bellissima partita, Cassano che si è riportato avanti dopo essere stato anche sotto, però il punteggio è sempre lì, una rete di vantaggio, quindi dovevano ancora esprimere la miglior palamano entrambe le formazioni. Ma il Cassano abbiamo visto che ha messo abbastanza male coi cambi e ha giocatori caricati di falli che devono, quindi è durissima direi il secondo tempo. Adesso vediamo se ha avuto qualcosa sulla seconda fase sul contropiede ed è riuscito a liberare Saita. Vediamo Mazza comunque in piedi, parlare con i compagni, dare consigli, quindi però cammina tranquillamente con le sue gambe, quindi probabilmente magari ancora qualche attimo per far fare effetto al ghiaccio, poi probabilmente nel secondo ecco tempo qua il passaggio che dicevamo. Potrà dare il suo passaggio. Contributo. Eh sì, quindi probabilmente c'era stato già anche la terza, quindi sì. Ci sarà solo da saltare a muro. A differenza del tiro Franco si può saltare in difesa come può saltare Nico Casa che tira invece in doppio appoggio, ma la palla si perde oltre la traversa, può ripartire Cassano. Jack centrale, Salini, la Bruna e Borghi. Pivot. Ecco che esce Kabir. Sì, esatto, adesso le due squadre hanno recuperato tutti gli effettivi, quindi si gioca in 7 contro 7, fuori Kabir e dentro Bassanese che aveva lasciato spazio nella fase difensiva. Yes. Se partiamo Jack a sinistra avranno un privilegio su di lui perché ovviamente uno pericoloso, cambio di direzione, ancora va largo, prova si la penetrazione, si guadagna 7 metri, giusto, ha visto lo spazio, lo sapeva che lì è il difensore, bravo Marco perché ha capito che no. Si stava chiudendo il primo, ha fatto una finta di scarica all'ala, il primo eccolo ha fatto quel passo verso l'esterno e Mazza tanto quanto è rigore. Bastato a Borghi per buttarsi dentro, guadagnarsi un tiro da 7 metri ed ecco qua Federico Mazza pronto a tentare la trasformazione. 19 Cassano, possibilità del più 2 sul 18 del primo tempo. Proverà a opporsi Jurina a questa prospettiva, molto fuori quasi al limite dei 4 metri. Finta Pania, ah, che bello, e gliela spazza mano destra pronta lì e l'intercetto bam. Nulla di fatto, si rimane sul 19, quindi io questo Jurina gli darei un bella paratona, una bella crocetta e quindi niente, adesso in possesso
palla il Carpi, siamo in parità numerica, 10-9, 18 primo tempo, vediamo pivot e ancora Monciardini non ci arriva. Ancora una volta Nico 10. Casa quasi da fermo. Sì, non salta neanche. Poi invece Cassano non riesce a sfruttare il possesso palla, quindi siamo ancora in parità, ma con Carpi che attacca per riportarsi avanti. No, questa volta interviene Monciardini, poi c'è un tocco del numero 30 subentrato all'ala sinistra, Gabriele Sortino. Si è fatta male, ne è uscito, ha dato il cambio. E aveva toccato la palla, l'arbitro ha visto che c'era un ultimo tocco da parte del giocatore del Carpi. No, credo che più di un tocco sia andato a disturbare il giocatore del Cassano che stava tentando di recuperare la palla, quindi abbia commesso proprio fallo, non ho capito male. Geca a destra, Mazza è rientrato, Luca. Sì, sì, esatto, quindi... Wow! Nel frattempo va in penetrazione Sanini sull'esterno, ormai ne ha già fatti 3-4 oggi, quindi gli piace quella soluzione, ha trovato il punto debole a difesa del Carpi. Vediamo se ci saranno delle contromosse. Tiro in faccia al portiere. Attenzione, vediamo la due arbitri. Degli arbitri. Sì, si perché parlano. Quest'anno è, c'è una delle regole, abbiamo ancora parlato, ma c'è questo tipo di soluzione, però per gli arbitri nulla di fatto. C'è questa nuova regola che è tipo quella che c'era sui rigori: se il tiratore non disturbato a difesa tira centrando in pieno volto il portiere, ovviamente non è il portiere che mette lui la faccia sulla traiettoria del tiro, chiaro, è due minuti, però probabilmente in questo caso hanno considerato che c'era un disturbo da difesa, chiaro, quindi possono avere anche inciso sulla traiettoria del tiro, quindi non hanno proceduto, però c'è stato un conciliabolo tra due arbitri per capirsi. È chiaro, l'arbitro di campo ha avuto una migliore. Doppio pivot, mi va Mazza che scarica, c'è pochissimo spazio, ma lo mette lo stesso. Per Gabriele è sufficiente, abbiamo scoperto. Mannaggia, però Iurina era lì, le sta toccando tutto. Non so dove è passata quella palla di Luca. Iurina ha fatto un bel già discreto numero di parate fino adesso, però dall'ala soprattutto sembra soffrire un po' il movimento tutte di polso di Saitta, questo era un angolo veramente veramente stretto. Però le tocca tutte perché è andato, si è abbassato addirittura quando Saitta ha schiacciato la palla lì, quindi l'aveva proprio capita, anche in questione di fortuna. 10 cambio. Saita torna, riparte, numero 10, Sdorio non può fare più di tanto. Ecco, palla che recuperata va, proprio da Mazza, vediamo se la palla arriva. No, ha provato. I due frecce, Bassanese, Saita, attenzione. Attenzione a casa, scarica sull'ala. E la prende Moncia. Andiamo a Monciardini, Luca. Attenzione, una bella ancora croce, Saita. E va deciso, più 3 Cassano. Avevamo detto che Cassano la poteva un po' mettere in cascina sulla seconda fase contropiede. Beh, poi soprattutto fa piacere sottolineare che Federico Mazza è rientrato in campo, sta giocando anche in difesa e quella palla recuperata prima, poi peccato per il lancio da Bonfine, sì, però il fatto che abbia provato quel lancio in equilibrio proprio sul piede che si era fatto male prima vuol dire che non sarà al 100%, però insomma dai, un 95 di mobilità ce l'ha ancora. Questo è sicuramente un segnale importante. Cassano per Cassano ha aumentato Bellotti l'intensità della difesa. Ah, lì se n'è ora andato. Poi invece buona manovra offensiva del Bassanese Carpi, ancora con Carabulea. Bassanese se n'è andato e ovviamente lì c'erano Mari e Monti sui 6 metri. 13-11, beh, il momento, abbiamo visto un momento di brutto gioco, adesso si vede velocità, cambio di direzione, da difensori che vanno per la tangente, eccetera, è tutto più bello. Ovviamente Dorio deve stare molto attento in difesa, che mi sale, Saita, cambio. Eccolo ha capito tutto Sortino, recupera palla, poi vediamo se spingono il contropiede o preferiscono fermarsi, sembra doppia questa seconda opzione. Casa, attenzione, il blocco del pivot irregolare, palla recuperata dal Cassano. Andiamo. Seconda fase un po' contorta per il campo, alla fine. Va che c'è tanto spazio lì, va bene. È arrivato un po' dopo il difensore. È chiaro che adesso è. Però lì tre volte che entra però di qui te più lo una dico Borghi. Ancora, Luca, se era una maglietta bianca col pivot lo serviva. Perché effettivamente anch'io mi sembrava un altro difensore. Anche il centrale ha una frazione di secondo per decidere. Saitta! Risale Saitta! On fire Saitta! Terza rete consecutiva per Gabriele. E vai!
stava risalendo per lo schema, si è accorto che la difesa era bella larga, non solo sono filato neanche di striscio. Terza rete consecutiva per l'ala destra del Cassano. C'era lo schema di scarico a destra, ma lo hai detto, finto e entro nello spazione. Determinante nel mini break che vede Cassano avanti di tre. Buono il timing di Mazza su Carabulea. Attenzione, Casa, finta il tiro, poi scarica, Coppola, ancora Casa. Ruba palla ancora Said che subisce fallo. Questi sono due minuti. Attenzione, perché anche per Alex Coppola è la seconda esclusione. Abbiamo visto che aveva recuperato palla, è stato in qualche maniera disturbato, va per riprenderla, è stato agganciato da dietro, si è rivolto all'arbitro e ha detto: cosa devo fare per prendere quel pallone? L'arbitro ha detto: due minuti. Eh sì, perché comunque era ripartenza del contropiede, quindi chiaro. Ci sta. E attenzione, perché abbiamo detto anche per Alex Coppola è la seconda esclusione momentanea, quindi stessa situazione di Mattia Dorio. Però questa volta Cassano ha la possibilità di andare su più 4. Cassano sta provando a fare un primo break. Solco. Come al solito, Gabriel parte terzino. Vediamo, però in questa azione sembra voler essere confermato. Parte subito. Ah, che peccato. Ha cercato un angolo di tiro impossibile. Il varco c'era, il passaggio di Mazza per Savini non era precisissimo, quindi è stato costretto a rallentare, il varco si stava chiudendo, è entrato lo stesso, ma a quel punto l'angolo è molto chiuso, ha tentato un tiro schiacciato, ma un tocco credo minimo di 5-1 Jack, anzi marcatura privilegiata, probabilmente andrà in marcatura, vediamo se un 5-1 un 5-1, sta chiedendo indicazioni, ecco. Jack alla panchina. Tanto è entrato come prima con un'assenza di Coppola con numero 6 Samuele Serafini, ruolo di centrale. Casa in penetrazione, ha tentato di servire il Pio, poi la palla carambola verso Monciardini, ma c'è fallo secondo il giudizio della coppia arbitrale. Si riprende, attacco del Carpi. Ecco, allora tira. Tiro deviato, riesce a gestirla Moncia, vediamo se c'è il lancio, preferisce affidarsi alla seconda fase. C'è ancora Cassano, possibilità del più 4. Sì, e ancora superiorità numerica, ancora 40 secondi, poi potrà rientrare Coppola o quantomeno un giocatore per il Carpi. Mazza punta l'uomo uno contro uno, poi scarica su Saita, c'è un tocco, c'è stato un tocco difensore, quindi se no non era sui 6, se no Saita doppio pivot Cassano, deve ripartire ancora, riprova la stessa identica cosa, questa volta la palla è uscita, ha tentato di prenderla Saita, ma l'arbitro fa segno che aveva già superato le linee di fondo. È peccato perché avevamo superiorità numerica, non giocata meglio nell'azione precedente, sì, in questa azione direi di no. Mannaggia. Carpi che può tirare un sospiro di sollievo, sì, recupera Coppola. Entriamo negli ultimi 4 minuti del primo tempo. È entrato il numero 6 Luca Serafini, bello lo scarico sulla libera destra. Libera là, non c'è più nessuno, gol. Sì, risale molto. Risale molto l'ultimo, Ceccarini. Come da schema, Bassanese deve risalire e andare addirittura a intercettare terzino, possesso palla Cassano e ci parla sull'allenatore del Cassano, super bello. Sì, non aveva ancora un temato a disposizione. Probabilmente voleva chiamarlo prima, ma visto che comunque i suoi giocatori stavano dando bene, sì. Esatto, avevano fatto quel mini break, quindi ho preferito farli giocare. Non c'ho bisogno di parlarne perché stanno facendo tutto. Ora invece quest'ultimo attacco non gestito bene in superiorità numerica, soprattutto questo gol lasciato un po' troppo semplice agli avversari, l'hanno convinto a dire forse adesso è il caso che ci parliamo. Va bene anticipare che l'ala va sul terzino, ma uno scarico così con l'ala del Carpi che ha praterie, non no, poi soprattutto Cecchinini, quell'ala finora ha dimostrato di inzaccare la porta, ha sbagliato solo un tiro, ma proprio quando ha tirato dall'angolo morto, che ha cercato un secondo palo senza trovarlo, ma quando ha avuto il giusto spazio per le ali ha messo a segno le sue reti, quindi non va sottovalutato, non gli va lasciato troppo spazio, bisogna farlo tirare dall'angolo morto come prima in modo che diventi tutto più complicato per lui. È più facile per il portiere. Poi chiaramente noi diciamo sempre qua, belle sedute, comodi, tranquilli, con la nostra acquetta, esatto, con le nostre caramelline, lì sono in campo, lì, che corrono da
quasi mezz'ora. Esatto, poi arrivano anche sberloni a 2-2 che, finché diventano dispari. È tutto più difficile ovviamente. Noi siamo dei buoni teorici, abbiamo fatto pratica De qualche, buona, parliamo dei manuali a palamano qualche decennio fa. Abbiamo dato anche noi il nostro in campo, ma per ora facciamo della semplice teoria. Esatto. E già facendo teoria qualche strafaccione diciamo. Esatto, quindi. Sicuro, certo, il campo non mente. 14-12, vediamo Cassano che va, cambio. Mazza, prova la penetrazione. 9 metri. Abbiamo dato la palla in fondo, ma l'arbitro ha detto, fatto il segno, dispiace, ma ho fischiato un attimo prima. E quindi? Si riprende con un 9 metri. Mazza a destra. Kabir pivot. Qualche istante di riposo per Dori invece. Mazza ancora, Savini. Ma lì c'è Iurina. Palo, ma bella parata di Iurina. Può ripartire Carpi. 3 minuti alla fine, possibilità di andare. Bello sì, lo è libero, sì, è libero. Bello lo scarico. Si era visto un quarto d'ora prima, Dorio si lamenta che il pivot era libero, aveva 3 metri dai due difensori. Ancora Iurina. Bravo Mazza, ci ha creduto. Fa rabbia Iurina, per i suoi fanno 9 metri. Carpi si è portato a meno 1. Carpi 13, Cassano 14. Meno di 3 minuti alla fine. Cassano si era portato più 3, sì, due palloni, poi anche 3 per il più 4 ed ora sperperato il vantaggio. Carpi sì. Ritornato sotto ancora una volta ed ora la palla della nuova parità. Coppola cerca qualcosa. Sì, sì, certo che Jack recupera tutto quello che si muove da quelle parti. Uomini e palla. Tanto è entrato col numero 3 Piuta, autore anche del gol precedente, Cascone per Soria. Ora lungo attacco del Carpi. C'è da pulire il pavimento, c'è sudore, si rischia di scivolare. Sicurezza degli atleti, quindi fermo del tempo sul 28-18 del primo tempo. Cassano 14, Carpi 13 in possesso palla. Un minuto e 40 all'intervallo. Riparte il Carpi. Mi sa che tra un po' chiamerà il passi. Rigore. E d'altronde ha fatto lo scavalcamento. Di Carabulea si porta un difensore in area, quindi un po' fallo, un po' difesa in area. Si guadagna un tiro da 7 metri. Tenterà la trasformazione Nico Caggia. Tengo il punto su Moncia, appunto. Ed è la spazza. Gliela do questa qua. Vabbè, sì. Una bella croce. Me lo sentivo che aveva delle chances. Aveva tutto invariato. Aveva delle opportunità. La Bruna prova per via centrale, ma viene fermato. Cosa va a tirare su proprio Jack, casa. Era difficilissimo prendere quella palla lì. Savini, la Bruna basso, deve passivo. Fermarsi, passivo, attenzione, uno. C'è un tiro di Savini, ma non c'è fallo, non c'è nulla, quindi troppa fretta in questo caso, aveva ancora un po' di passaggi. Sì, gli è dato, anche perché gli ha dato attenzione, la possibilità. Perché riparte in velocità il Carpi, non commettere fallo. Rondo! No, gli ha dato no, 9 fallo. Metri, 9 metri. Fallo di Saita in realtà. Mi sembrava un bel truzon. Ha provato Kabir a prendere sfondo, ma 20 secondi alla fine, ma adesso gli arbitri fischieranno passivo. Da fuori ancora Coppola. Ah, che peccato, l'aveva liberato. Parziale di 3-0 che manda le squadre negli spogliatoi in assoluta 14 parità. Pari. 14 pari. Quindi il Carpi ha recuperato il break di 3 gol. Aveva capito che c'era qualcosa che non andava a Bellotti, ha chiamato quel time out, ma dopo il time out registriamo un 2-0 di parziale perché poi aveva sbagliato anche il rigore casa, altrimenti sarebbe andati all'intervallo. Sarebbe andati all'intervallo con addirittura il Carpi in vantaggio, quindi Cassano che
sta giocando a spazi, ha tentato quello a lungo, ma non ha ancora dimostrato di essere in controllo completo il match. Il Carpi giustamente si tiene in carreggiata, anzi brillantemente in parità alla ripresa, quindi ragazzi nelle spogliatoie rinfrescarsi e pensarci su, su cosa fare, su, e soprattutto su cosa non fare. Esatto. E ci prendiamo un attimo di pausa anche noi, sì, ci sentiamo anche noi. Qualche minuto. Sì, va bene, sono d'accordo. Ciao. Ciao.
Oh, eccoci qua. Quindi squadre che sono tornate in campo per iniziare il secondo tempo qua a Cassano, in diretta sul risultato primo tempo 14 pari. Abbiamo visto un allungo del Cassano verso il ventesimo del primo tempo, tre gol dovuti soprattutto al contropiede seconda fase, poi dopo un bel recupero del Carpi che, sfruttando anche qualche errore del Cassano, è andato a meno 3, meno 2, meno 1, a pareggiare, addirittura anche avere il rigore per poter andare poi in vantaggio con una grandissima parata di Luca Monciardini. Riparte il secondo tempo con il Cassano che attacca alla destra del teleschermo, la solita maglia amaranto con i cerchi bianchi. Vediamo Mazza, ovviamente il Carpi schierato in difesa in completo nero. Mazza, abbiamo poi Jack Savini a sinistra, adesso va a centrale. La Bruna, pivo, Dorio cerca di liberarsi, riparte il Cassano. Mazza prova a liberarsi, Savini subito contrastato. 9 metri. 9 metri e batterà Dorio. Ok, Savini cambio, subito sul cambio, direzione scarica. Entra nel buco! Bellissimo creato la Bruna. 15-14. Subito attacca il Carpi per tentare, Mazza scarico. Libera il pivot, no, no, non ci riesce. La palla l'aveva toccata. Savini accenna al pavimento che deve essere pulito. Mazza cerca, ah! Peccato, gli si era creato lo spazio perché il difensore è andato via, ma lui aveva già deciso lo scarico ed era palla del 16-14. Bassanese alla sinistra, numero 30. Mazza, la Bruna 27. Vediamo un po', sì. Jack a destra, Savini, abbiamo Said se non sbaglio alla destra, Dorio pivot. Eccolo lì che mi va e che mi scarica. Bassanese che la mette dentro. Tutto facile, perde la palla il Carpi nel rilancio. Cassano 16, Carpi 14, 2-0 nel primo 1.50 del secondo tempo. 2-0 per il Cassano. Prova ad allungare di nuovo la formazione amaranto. Vediamo se nell'intervallo è arrivato carica sufficiente, soprattutto le giuste soluzioni tattiche da adottare. Cassano, ben detto, in primo tempo benino a spazi, ma mancava continuità. Ora sarebbe importante trovarla, questa continuità. Cassano attacca, cerca di liberare Caggia il pivot, per gli centrali, ma la spazza Moncia. Sì. Sarebbe importante ora contropiede, sì. Però torna bene il Carpi, deve fermarsi Savini, poi può accelerare ancora Mazza, viene fermato, un po' forzato questo tiro, non eccediamo, era mai, si era visto che la prima fase, seconda fase non era andata a buon fine. E però ci sono sempre i giocatori del Carpi che si stanno assestando alla difesa, è il momento giusto per attaccare, chiaro che ci vorrebbe anche il pivot nelle vicinanze, sarebbe più facile. Quindi Cassano 16, Carpi 14, possibilità del più 3 per il Cassano. Non so se mi spiego. Eh sì. Prova a ripartire dalla 26esima in primo tempo, quando si era ancora su 14-11, dimenticando e cancellando gli ultimi 3 minuti del primo tempo. Chiaramente il Carpi non ci sta. Però andiamo a questa difesa con la Bruna. Che mi libera, che stavolta Saitta dall'ala, però fa un bel intervento, sì. Janurina, questo glielo do nel secondo sì, tempo era un buon tiro, ma anche una bella tiro. Parata poi dalla parte opposta, attenzione Dorio, sempre a rischio, cartellino rosso per somma di 3 esclusioni. Vediamo che Mazza sembra che abbia recuperato la sua piena agibilità. Da fuori Caggia, ma non trova la porta, perde il pallone. Un po' da lontano. Non c'è stato neanche una deviazione, ha perso lui il controllo della palla. Mazza, forse poteva entrare, poi c'è lo scarico per Kabir. Due minuti, Luca. Kabir sta giocando poco, ma in attacco, secondo ha giocato molto in difesa, però due palloni, due gol. Numero 3 forse, 2 minuti, ed ora, non sono sicuro. Sì, sì, il numero 3, il diciamo due palloni giocabili ha avuto Kabir da posizione di pivot, due reti. Diceva il nostro Davidone. E sulla terza, sulla seconda anche
due minuti provocato. Quindi il Cassano recupera e ritorna nel momento di massimo gap, addirittura anche superiorità numerica che non si concretizza perché gioca in power player. Sì. Lo scarico al pivot, interviene ancora lo stesso Kabir a andare a coprire il ruolo di centro dietro, era uscito Dorio. Prova a casa, però sì, non ha la velocità e chiaramente non è al 100%, vediamo una vistosa fasciatura. Ci sono anche le manoni di Dorio. Prova, ora ruba palla Bassanese. Ma c'era fallo sullo stesso Caggia che ha effettuato il passaggio poi intercettato da Stefano. Che era andato ovviamente, era già sui 6 metri avversari. Dicevamo Kaja non è al 100%, non riesce a giocare in velocità e in elevazione, sta provando dei tiri di forza pura, a volte in doppio appoggio, a volte alzandosi, ma poco, quindi lo vediamo che è... Che nazionalità è? No, Kaja è italiano, sì, è di origini albanesi mi sembra, o kosovaro, non vorrei dire una fesseria, però è qui da bambino, quindi è nazionale italiano, sì, gioca tuttora in nazionale, quindi... Eccolo lì che la prende, che me lo scarica su chi? Saita Panio! Stavolta va sul sicuro, supera sì. Yuri nell'elevazione, va quasi ad appoggiare la palla in fondo, certo, al sacco. Perché con l'elevazione che ha, Yuri ne ha fatto un intervento, lui ha fatto tempo ad andare tutto a sinistra, scendere e decidere di mollare la palla. Mettere giù il carrello e poi dopo cadere. Parziale 4-0 per il Cassano in questo avvio di ripresa. Mi conferma Luca Zironi che ringrazio, Caggia albanese. Grazie. Però è qua in Italia da bambino, quindi è diciamo che è italiano a tutti gli effetti. Passivo, uno. Non lo molla a capire il passaggio, avranno ancora massimo due o tre passaggi. Infatti prova ancora. Si è trovato sulla traiettoria di chiusura del tiro Kabir, però nulla di grave. Chiaramente anche per il Carpi non ci sono tanti cambi, molti cambi o molte soluzioni di gioco, quindi già il fatto che Kaja debba giocare in evidenti condizioni menomate vuol dire che la coperta è corta, come suol dire, ed ora è proprio lui che sta tentando ripetuti tiri o tentativi di tiro, perché la difesa del Cassano ormai ha capito che lui è l'uomo da controllare, vanno spesso al raddoppio rendendogli le cose ancora più difficili. Questo credo sia l'ultimo passaggio di esposizione, quindi va a tirare, invece aveva ancora un tiro, quindi è andato a tiro Coppola, quindi c'era ancora un passaggio, però tiro di Coppola sfortunato perché si stampa sul palo, non sembrava esserci Monciardini, quindi un pizzico di sfortuna. Cassano ha la possibilità del più 5, non so se mi spiego. Soprattutto il Carpi, sì. Siamo al sesto minuto della ripresa, certo. Ancora non è riuscito a realizzare in questo secondo tempo. Sì, esatto, sono 6 minuti che non segna. Carica Savini. La Bruna si ferma. Ancora, invece Mazza, un po' di spazio. Uno contro uno. Ci continua a andare. Rigore. Sì, non convalida l'arbitro perché non i due giocatori erano... Il difensore ha continuato a tenere l'attaccante indietreggiando in aria, quindi sì, ci sì. Sta. Mazza sta chiedendo, non poteva convalidare perché ormai entrambi i giocatori erano in area, però a quel punto è rigore proprio per la difesa in area del giocatore avversario. Possibilità più 5 per il Cassano, Iurina sì. Mazza, e stavolta non fa la finta, stavo quasi dicendo che stavolta non fa la finta, che è un famoso 19-14, 6-35 del secondo tempo. Bravo Federico, perché nonostante l'errore dei 7 metri precedenti si è riproposto. Mi sa che entra un Branca. Tanto vediamo con Ceccarini e risale a terzino con numero 9 Carabulea. Serafini intanto posizione centrale. Prova Carabulea da fuori, tiro insidioso perché rimbalza proprio davanti a Moncia, ma riesce con il braccio di richiamo a intercettare la traiettoria della palla. Schema Jack, dopo aver parlato intensamente con Mazza per dire facciamo così, no, cosa? Ha deciso cambio, dire pugno in alto.
Eccoci qua, che partiamo con Cassano che va per il più 6. Eccolo lì, lì, lì. Lo schema c'era. Attenzione, costretto a ricominciare da capo. La Bruna, Savini, ha capito tutto, c'è Carima, non riesce a controllare la palla. Poi Mazz per Bassanese, l'angolo era veramente chiuso da lì. Ci poteva stare anche un doppio di Mazz, però... Interviene Iurina, riparte in attacco Serafini, Carabulea, ma ancora Moncia e poi sulla respinta il più lesto è il numero 3, Cascone. E va a segnare finalmente l'1-0 il Carpi al secondo tempo all'ottavo minuto, Luca. Eh sì, buono lavoro della difesa, buona anche qualche parata di Moncia nel sì, frattempo. Quindi... c'erano tre difensori lì, ma la palla è andata al pivot. E poi in questo caso una godda fa. La respinta carambola nelle parti del pivot, lì ci vuole anche quel pizzico di fortuna. Quella fortuna che è mancata prima sul tiro di Coppola sul palo è stata ripagata adesso. Andiamo in cronaca, Savini, Mazz rientra e ancora. Poi cambio di direzione, visto come è sceso giunta subito. L'altro piede, adesso è sinistro, prima era il destro. Non lo so, come è sceso si è lamentato. Ancora problemi alla caviglia, ma mi sembra l'altro rispetto. Dunque adesso è sinistro, l'altra volta quando era caduto mi sembrava il destro, sì, si è preso il ginocchio, che io pensavo poi dopo la caviglia. L'altra volta era il destro. Adesso ho proprio visto cedergli la caviglia, ma... Sì. È una un brutta cosa se dici sono a posto col destro. Sì, probabilmente sai, inconsciamente sì. Senti che il destro sì, carichi un po' sull'altro, più, però sì. Ci sono dei limiti fisici oltre i quali non è possibile andare, quindi, però... E dispiace perché no, adesso cos'è, 8 minuti? Ho la sensazione che si sia accorto per tempo, che sì, quindi abbia alleggerito il peso, quindi si sia lasciato cadere senza caricare sì, troppo sull'articolazione. Ha mollato per anticipare il rischio, mitigare il rischio, però va bene. Adesso gli sta che deve, insomma, sì, non però questa volta sinistro. Rispetto a prima non l'appoggia. Non l'appoggia, esatto. Adesso l'appoggia, quindi sta provando a vedere se. L'altra volta Bassa si era offerto, poi lui riusciva a camminare da solo. Ma adesso bisogna essere sorretto perché la caviglia non gli regge tutto il peso. Mannaggia, mannaggia. Eh sì, e siamo all'8.38 del secondo tempo, Cassano 19, Carpi 15, possesso palla Cassano, 9 metri, battuta del fallo da parte di un giocatore del Cassano. Sarà Dorio. Attenzione. Cosa c'è lì che non va? Ah, forse c'è pece, c'era la pece sul pavimento e quindi lì si rischiava di poi dopo inciampare qualcosa del genere. Riparte Cassano, 8.38, abbiamo Kabir pivot, Savini incrocia ma è deviato. C'è stata una deviazione della difesa, quindi l'arbitro di fonte la vede e assegna la rimessa dal fondo al Cassano. Validorio scarica su Jack, Savini cambia direzione a destra, si accentra la Bruna trova lo spazio ma trova anche Iurina. Sul primo palo c'è Iurina, attenzione al contropiede del Carpi, Carabulea poi perde un però po' l'abbivio con Serafini, sì, anche casa è al limite anche lui ha stretti i denti, ha giocato fino adesso ma ora ha bisogno anche di un attimo di recupero. Coppola un po' di passi ho visto, però c'era il fallo, c'era anche fallo, quindi non so se era sul terzo o no, prima. L'infrazione fallosa era precedente al quarto passo. Ci parla c'è sopra un time out del Carpi, Davide Serafini, sì, yes, sono d'accordo. Cassano che sta provando a indirizzare il match in una certa direzione, buon avvio di ripresa, parziale 5-0 prima della prima rete del Carpi sul 19-15, ora però deve nuovamente rinunciare a suo capocannoniere principe, vale a dire Federico Mazz, che vediamo questa volta abbastanza sofferente sì, in panchina sì. Perché prima
Sì, prima era più lo spavento, ma poi si era riproposto subito in panchina con l'allenatore pronto a rientrare. Si è fatto sorreggere, ne appoggiava poco. Ora sembra un po' più sofferente. Guardiamolo in faccia, guardiamolo un attimino dov'è lo sciacallone. Lì è, vedo là, c'è Lazzari. Vediamo dov'è Supermazza. Sì, dicevo, se mentre prima ha dato subito segnale anche in volto di voler rientrare al più presto, ma ora invece... Dove, lo vedi Luca? È coricato sul tavolo. Sì, sì. È coricato là con la gamba in alto. Sì, sì. C'ha la gamba sinistra sul cestone. Per quello ti dico, mentre l'infortunio precedente ha dato subito segno voler rientrare in campo nel giro di qualche minuto, ora invece sta ancora smaltendo il dolore. Sì. Intanto invece vediamo, e questo ci fa piacere, Kaja in campo, bene. Anche perché prima credo che Serafino abbia detto proprio che si stava anche un po' nervosendo, quindi anche solo per farlo tranquillizzare un po'. Perché continuava lui ha bisogno di Kaja in campo, ma ha bisogno di un Kaja lucido e non... alterato come sembrava prima. Risione, infatti scarica perché recupera ancora grosso una palla. Pressing è il mito ovviamente della Bruna, dice mannaggia. La Bruna che sporca un pallone, poi riesce a farlo carambolare contro un avversario, quindi palla in fallo laterale, ma rimessa per il Cassano. Ci parla il Cassano adesso, il time out. No, c'è c'è da pulire, da asciugare il terreno di gioco. Vediamo se è ancora coricato. Adesso si è alzato. Sì, però ha sempre la gamba in alto, sinistra quindi. In alto. Cioè, rispetto a prima, non dà segnale di rientrare a breve. Ecco, c'è questo. Il Davidone che me l'ha inquadrato. Non so se mi spiego. Quindi Cassano 19, Carpi 15. Siamo al decimo del secondo tempo. Possesso palla Cassano. Vediamo movimenti sulla panchina del Cassano, vediamo scaldarsi Filippo Branca. È un po' che si scalda, ti devo dire la verità, anche dal primo tempo. E c'è Jack. Per ora, che prima era stato un cambio naturale, non vediamo segni di scaldamento a parte di Marco Borghi, che era stato impiegato proprio nel primo tempo in occasione dell'infortunio di doppio pivot per Federico il Cassano, Mazza. Jack scala. Sulla Bruna. La Bruna in penetrazione. Ancora, ma non so come fanno a lasciargli quello spazio lui. Lo vede io. Ha già fatto tre tiri, una volta l'ha preso, ma c'è sempre i chilometri quadri. Peccato, si è arrabbiato Moncia perché ha preso il primo, l'ha rimpallato giusto sull'ala. L'ala addirittura aveva anche tre metri liberi, quindi la difesa del Cassano, oltre a non andare a chiudere sulla ribattuta di Moncia, ha lasciato entrare alla grande. Moncia si è arrabbiato. 20-16. Eh sì, dopo che ha fatto il numerello, con la palla che va giusto nelle mani dell'ala del Carpi, gli gira un po' i cosiddetti, un ancora po' di baglietta tira. La Bruna per Kabir, poi subito Saite, ma chiude bene la difesa del Carpi, deve rinunciare al tiro Saite e ricominciare. Vedete come fa tutto sulla destra, eccolo lì. Savini. Ed è buona la cosa, estratto contratto. Vediamo cosa chiama. Chiama qualcosa la... Sì, cartellino giallo alla panchina su indicazione del commissario Fabian. Si lamentava la panchina del Cassano perché su Savini c'erano stati due interventi di due giocatori diversi, quindi non chiedevano più di tanto, ma un 9 metri ci sembrava potesse starci, però non è di questo avviso il corpo arbitrale, quindi sulle proteste della panchina Amaranto, cartellino giallo alla proprio allenatore Matteo Bellotti. Possesso palla per il Carpi che ha la possibilità di ridurre il gap da 4 a 3. Vediamo. Kaja, Carabulea, litiga un po' col pallone insieme a Sortino. Ancora Kaja, prova a incrociare, trova un bell'angolo di tiro. Parte veloce Cassano, vuole andare a non trovare la difesa pronta, quindi scarica, lo sapeva. E il pivot, grande scarico sul pivot, due minuti. C'è da dire che Kabir ha un'ottima percentuale su 6 metri. Quarta rete per lui e secondo due minuti provocato. Eh sì,
e se a carico di Ale Scopola, credo che debba essere il terzo, sì, esatto. Eh sì, numero 11. Non ho capito che l'ha scaricato Kabir, che è stato talmente veloce. La Bruna, sì sì. Ah, infatti mi sembrava che avesse fatto un ottimo addirittura ha scaricato indietro, perché lui ha tagliato, c'era Kabir fuori, gliela data e entrando ha determinato il fallo grave del numero 11 del Carpi. Sembra tutto facile, ragazzi. Mannaggia. La Bruna sta interpretando quel secondo tempo decisamente meglio del primo. Il primo sembrava un po' timido dentro dal primo minuto, però aveva sentito un po' la pressione. Ricordiamo, ragazzi, ancora molto giovane, 20 anni per lui. E però in questo secondo tempo mi sembra un po' più sciolto, si è preso qualche responsabilità, anche in chiaramente difesa, qualche attacco. Tiro lo sbagli, però ci sta, un terzino deve tirare, non aveva paura di farlo, quindi ci stanno anche degli errori, però gli ultimi due o tre tiri, anche questo bel passaggio per Kabir, dimostrano che sta entrando nel giusto mood per affrontare un campionato di Serie Gold. 9 metri, Cassano che si riporta più 4. Deve stare attento. E allora Tegola, difficile per il campo, perché Coppola era sicuramente insieme a Nico Caggia, uno dei si è preso una bella tramvata migliori in campo. Ora il Carpi, giocando con l'extra player, manda in gol ancora Nico Caggia. Si riporta nuovamente a meno 3. Cassano ha avuto quella fiammata nel primo tempo, poi anche il contraccolpo psicologico del nuovo infortunio a Federico Mazza, un po' rallentato l'entusiasmo. Ha spezzettato l'attacco, Luca. Gli ha dato meno chance, meno chance. Ancora la Bruna, Saitta. Non c'era più spazio. La Bruna lì di spazi ne ha trovati N in questa partita. Eccolo lì, qua. Un chilometro quadro che gli ha creato Jack Savini, non c'erano più difensori. Beh, questa volta aiutato anche dal fatto che comunque si era in superiorità numerica, quindi è qualche chiaro. Spazio in più ci deve essere da qualche parte, però bravi ragazzi Amaranto a trovarlo e sfruttarlo. È stato ancora una volta grande, grande fortunati nella respinta, però sì. Moncia spazza via anche il tentativo di pallonetto. Sì. Il pivot, diciamo, si trova sempre dove ci sono i pali vaganti, quindi sì, pivot è il suo mestiere, recuperare tutto se non gli danno bene il suo compagno deve trovarlo, tutto quello che c'è in giro deve trovare, anche in via le aree galarate, che va, che mi scarica, che mi va, rigore, cioè, no, vediamo, rigore e basta. Rigore basta su Saitta. Va Saitta a guadagnare sul rigore e viene toccato sul braccio di tira, anche un po' sul fianco. Cade da anca. Poi cambia portiere per questo tiro da 7 metri. Entra il numero 18, vale a dire sì, uno Luca. Dei due fratelli Afei, nel qual caso è Samà. Oh, mi va il Bassanese, vediamo se fa una fintona. Fuori Mazza sarà Stefano Bassanese se fa una fintona. Caricarsi del tiro. Panion, parata. E mette a sigillo Samà Aifrey. Sì, ha fatto l'entrata in campo. Vediamo cosa chiama l'arbitro di fondo. Tempo. Tieni i suoi a meno 4. C'è ancora e viene richiamato l'arbitro. Cosa succede? Stiamo là con le immagini che dice qualcosa. Quindi avremo una. Ok, allora ci sarà da ritoccare il tempo. No, probabilmente non hanno fatto ripartire il tempo quando ha fischiato per far battere il rigore, quindi nel quel caso sarebbe stato il cambio regolare del Carpi, però invece nel frattempo i due minuti sarebbe scaduto e quindi aveva tutto il diritto di entrare in campo il settimo uomo, quindi si è risanata la posizione del tabellone, tutto regolare, si può giocare. Con il Carpi sotto di 4. Ruba ancora. Palla Stefano che si fa perdonare dai. Per l'errore dei 7 metri, bella palla recuperata, ora poi non c'era più chance per andare in contropiede, però recupera il possesso palla e va a congratularsi con lui la Bruna.
magari un po' deluso dall'esecuzione dei 7 metri, ma rinfrancato da questo pallone rubato. Eh sì, da Bruno centrale, Kabir che sarà secondo pivot, ovviamente non avendo terzini, dobbiamo fare questo numerello qua con i... Ah, l'ha allargato troppo, ma la riesce la a tenerla viva Saitta. Ovviamente tutto sulle spalle di Savini, pivot. Che ancora palla di Labruna per Kabir, e Kabir ancora una volta cecchino. Kabir credo sia 5 su 5, eh. No, uno mi sembra che l'abbia sbagliato, non so cosa. I primi proprio in primo tempo, però 90% ci siamo. Grande. Però siamo a 5 su 6, che comunque non male. Palla in cassaforte. Il Cassano che si porta più 5 nuovamente a metà della ripresa. Serafini, Carabulea, Caja. Attenzione, questa volta tiro centrale, lo controlla Moncia. Poi c'è possibilità di contropiede. No, chi è che l'ha sbagliata? Il Dorio. Era una bella palla per Dorio. Contropiede Dorio, Ti contropiede Dorio, era detto Saitta o Bassanese, e invece mi è andato Torre d'Avorio. Effettivamente, tanto viene confermato tra i pali Aifrey, e invece da questa parte del campo c'è gol per Kajama. Due minuti per Kabir, quindi accorcia distanze Carpi con Kaja. E si guadagna anche la sanzione a carico di Usman Kabir. Anche Dorio però deve aver preso una cannonata, un po' lì storto il Dorio, o forse il contropiede sta ancora pensando l'ha un po' sdrenato, guardalo lì, vedi? È ancora lì che gli fa male l'anca. Beh, insomma, deve essere fatto treno contro treno con Caggio, secondo me. Sì, diciamo che Cassano ha scavato quel piccolo solco, però siamo sempre lì a quattro reti e soprattutto dovrà giocare i prossimi due minuti in inferiorità numerica. E abbiamo visto come nel primo tempo c'era stato quel parziale di 2-0 e anche 3-1, diciamo, largo sul due minuti precedenti. Quindi Cassano non deve abbassare la guardia, il tempo è ancora tanto, 16 minuti, quindi metà del secondo tempo ancora... da giocare, non si può scherzare. In piedi. È seduto, ma è tranquillone. Non si può scherzare perché c'è metà secondo tempo, sì, caro sì. Luca. Cassano viene già da un pareggio cocente settimana scorsa a Chieti, dove non si è riusciti a gestire anche in quel caso un vantaggio che era stato fino a più 4 e più 5, ma poi nel finale di gara convulso abbiamo lasciato un punto al centro tecnico federale, quindi magari qualche fantasma. Non bisogna ripetere quegli errori, bisogna rialzarsi. Siamo in condizioni un po' critiche, fuori mazza, quindi bisogna giocare Bassanese con la massima concentrazione centrale. Bassanese torna alle origini, lui ha un passato nelle giovanili da centrale, quindi gioco forza, qualche rotazione in meno, e gli viene chiesto anche questo sacrificio. Riesce in qualche modo a gestire il pallone, infatti abbiamo visto scaldarsi Filippo Branca, ma entrare in posizione di ala sinistra proprio per permettere a Bassanese di giocare in centro. Questo primo attacco non è andato come si sperava, ora bisogna stringere i denti. Palla del meno 3 per Carpi, doppio pivot Carpi, un minuto ancora di inferiorità numerica. Casa è largo di là. Carabulea scarica per l'ala, posizione molto chiusa, ma trova il varco. Ma c'è Carini. Ma non so se c'è Branca di qua. C'è Branca? No. L'azione prima ho visto Branca, sì, e poi Saitta fa cambio attacco e difesa con Moncia, quindi Cassano. Eccolo che gioca qua, 29, sì. Gioca con l'extra player. Saitta a destra, Branca a sinistra, sì, come sì. Ali. Bassanese centrale. Ci parla sopra, questa volta Bellotti dice prima ci siamo lasciati un po' andare al primo tempo, meglio chiamare il time out prima di conseguenze più gravi. Yes, più 3, 23-20. Cassano che aveva iniziato questo secondo tempo con il piglio giusto, parziale 5-0, yes, a portarsi al massimo vantaggio del Carpi al sesto del secondo tempo, quindi tutto bene. Poi Mazza
nuovo infortunio a Mazz, e ne ha risentito prima, diciamo, anche a livello psicologico, poi anche a livello tecnico, perché eravamo già contatti con i terzini, togli anche non uno qualunque, ma il miglior terzino che abbiamo in rosa, quindi anche dal punto di vista tattico c'è qualche difficoltà. Ora si sta tentando di sopperire con lo spostamento di Bassanese in centro. Ricordiamo, Bassanese ha giocato in quel ruolo tutta la trafila delle giovanili, poi è da 2-3 stagioni che gioca fisso la posizione di ala sinistra, però gli viene chiesto di fare mente locale, cosa faceva da ragazzino, e dare il suo contributo in quella posizione. Tutto sulle spalle di Savini con i cambi di direzione che deve liberare, pivot e cose. Ovviamente lui fa 6.000 cambi di direzione a partita. Anzi, c'è anche da segnalare che proprio in una situazione di emergenza si è preso le sue responsabilità alla Bruna, che sta disputando un signor secondo tempo, però non possiamo pensare che siano solo due giocatori a andare al tiro, bisogna allargare più possibile la difesa, attaccare con più situazioni tattiche. Quindi giustamente Bellotti sfrutta anche Bassanese nella posizione di terzino centrale. Ora tenta un pallonetto, ma è sul pezzo inferiorità numerica del Cassano, prova a casa non se lo fa ripetere due volte. D'altronde Dorio non è che poteva andare a fare contrasto grave su Cassano. Dorio è sempre a rischio, due minuti in questa fase, non possiamo permetterci l'uscita di Dorio con la terza esclusione momentanea. Ed ha recuperato due addirittura, 23-21, mannaggia. Parziale di 3-0, perché eravamo sul 23-18 qualche minuto fa. Bisogna, soprattutto non si segna da qualche istante, da 2-3 minuti l'ultima rete di Kabir. Sul bel passaggio di Labruna, poi un break. Ancora si fa in minuto, non so se è rigore. Sì, non so se viene giudicato che stava già caricando, però sicuramente ha affossato Savini. Numero 3 Cascone, anche per lui seconda sanzione, quindi anche per lui vediamo rischio. Vediamo se è rigore o 9 metri. Sembra un 9 metri, però. Tu cosa dici, Davidino? Ora proteste da parte della panchina emiliana, e anche per Davide Serafini c'è il cartellino giallo su segnalazione del commissario. Non è rigore, ma 9 metri. Sì, immaginavamo, perché stava provando a caricare, ha subito il fallo, però non era ancora in posizione di tiro. Avremo time out in canna, come si dice. Il Sivini, Kabir che andrà secondo pivot, lascia la branca e segna. C'era bisogno di questo gol. Kabir è andato a disturbare, l'ala non sapeva più se avvicinarsi al pivot o contrastare l'ala che stava attaccando. E power play, adesso il portiere del Carpi è uscito e il Carpi ha 6 giocatori di movimento, col portiere, ricordiamo, a porta sguarnita. Libera benissimo il pivot Casa con il suo arrivare dolce, arriva e passaggio addirittura dolce, pivota liberissimo sui 6 metri, colpa della difesa Cassano. Questo sempre più 2, stiamo per entrare nell'ultimo sesto di gara, ultimi 10 minuti, partita che però è ancora aperta. Ha provato Cassano a chiudere all'inizio di ripresa, ma per tutta una serie di motivi non c'è riuscito, ed ora bisogna soffrire ancora. Prova di nuovo ad allungare con Saitta, bel pallonetto dall'ala. Attacca il Carpi ad ora senza fetta apparente, gioca con lucidità Kaja. Prova l'uno contro uno, attenzione Dorio, sembra quasi che lo stiano andando a puntare, perché io lo farei giustamente. Poi adesso Kaja prova a cercare Piot, ma raddoppia ancora Kabir e Dorio. Attenzione perché c'è la chiamata di passivo, quindi 4 passaggi da adesso, la rimessa conterà come uno.
due poi perde palla Serafini. Va che mi va Kabir, dai. Questa Sera palla Kabir è troppo importante. È troppo pesante questo pallone, giustamente. Anche perché Saitta normalmente è uno di quelli che corre, non ha il lancio nelle sue corde, quindi ha preferito consegnare la palla a Savini. Ha detto fai tu quello che vuoi, se vuoi lanciare lancia, ma io non mi prendo questa briga. E ha fatto bene secondo me. 25-22 ancora Savini, si libera, nuova chiamata del Cassano che prova a chiuderla. Carpi ovviamente non è d'accordo. La ripesca Kabir, però c'è anche fallo, quindi rimane attacco Carpi. Cassano si è riportata a più 4. Carpi che insegue Kaja, scarica ancora il pivot, subisce fallo. Il gioco del Carpi è troppo per via centrale, non riesce ad allargare il gioco, quindi per il Cassano diventa tra virgolette facile concentrarsi su Kaja. Poi ovviamente qualche tiro lo mette a segno ugualmente, però la difesa del Cassano ha pochi avversari su cui concentrarsi. Poi spesso vanno al raddoppio in due. È rimasto lì a lamentarsi e va a segnare sull'incrocio. Savini, momento importante Cassano. Cos'è successo? Chiama. E deve giocarsi il suo terzo time out Serafini. Ma c'è qualcosa perché ha chiamato. Sì, adesso approfittando del gioco fermo stanno protestando i giocatori del Carpi, però c'è stato il time out chiamato da Davide Serafini che vede. È nervosissimi tutti, ha detto venite qua che ne parliamo, caro Luca. Carpi si era riportato sotto, ora però nuova fiamata del Cassano che allunga nuovamente a più 5, è stato il massimo vantaggio per tutta la durata del match, non è riuscito ad andare oltre. Però ora i minuti cominciano a diminuire, 7-8, non di come più. Come dici tu, il tempo è amico del Cassano adesso. Tu. Sì. E soprattutto questo per Davide Serafini è il terzo cartellino verde, quindi non andava più. Deve dare tutte le indicazioni possibili ora, perché poi dovrà solo sperare che Bellotti sfrutti il suo ultimo time out per poter dare nuove indicazioni poi gioco, quantomeno a bocce ferme, potrà ovviamente farlo in corsa, però è sempre più complicato. Yes, devi aspettare il comodo degli altri per poter parlare con i tuoi. Possesso palla della Carpi e quindi Carpi che va in attacco sul punteggio di 22, Cassano in difesa sul punteggio di 27, a meno di 8 minuti alla fine. Come dicevamo, il tempo amico del Cassano, adesso se il Carpi non accelera e non accorcia le distanze con attacchi brevi e incisivi. Kaja, Carabulea, poco incisivo in questo secondo tempo, il primo tempo sicuramente più presente, ora si è un po' spento e Doracci. Penso al solito Nico Kaja, tiro un doppio appoggio, anche questa volta la difesa non precisissima. Del Cassano sì, non era posizionata bene. Lui con due piedi così, è soprattutto una spalla, un movimento di braccio così può caricare in una frazione poi soprattutto di secondo. Non avendo il 100% di mobilità è chiaro che prova a sfruttare solo la potenza del braccio tirando da fermo e bisogna quantomeno mettersi davanti sulla traiettoria del tiro. Anche Savini ha fatto tre bei gol in questi. Sì. Gran parte del contributo del gap è suo. Parziale di 3-0 per Savini, quindi c'è, nel senso le ultime tre reti arrivano da suoi tiri. Ora avete visto stessa cosa, Savini in doppio appoggio, però quantomeno lo stesso Kaja ha provato a disturbare, se non lui, almeno la traiettoria. Tanto proteste ancora dalla panchina del Cassano, e quindi già muniti in precedenza. Due minuti. È costretto a subire un due minuti, la panchina era già stata richiamata in precedenza. E quindi c'è un giocatore in momento del Cassano che va? Sì, dovrà uscire un giocatore Branca, a scelta però.
anche lì su casa si sono immolati prima Dorio e poi altri due del Cassano, ho detto. Quanti gol ha fatto Casio? Andiamo 7. Subito, credo anche qualcuno in più. 7, no, bravo, complimenti. Grazie, che così a naso. Ho un 7 su 8 perché aveva sbagliato un rigore. Che gli ha parato il Monce. Sì, sì. 7 le reti a riferto per Nico Casia. Speriamo che per Mazza non sia una cosa grave che possa recuperare. Già domenica prossima si gioca, Luca? Sabato, sabato siamo a Siracusa, poi ci sarà una pausa di 2 settimane per la nazionale. Carpi che arriva all'ala con cioè il tiro con l'ala. Però Casia, se non segna Sortino. Lui serve il pivot, avrà fatto 3-4 assist, poi l'ala. Lì c'era lo schema, è andato su e salito e ha liberato l'ala. 28 Cassano, 24 Carpi, ancora presto per fare. Comunque Savini ha fatto delle grandi cose in questi ultimi 10-15 minuti. Sì, si è caricato lui la squadra sulle spalle in questo momento difficile. Scarica, riparte lui, chiaro che cambio di direzione. Si posiziona bene il difensore andando sulla diagonale e non c'era il Moncia. Eh sì, stavamo giocando con l'extra player, ha tentato player. Un tiro molto acquato Iaffè, perché c'era comunque movimento, giocatori, sì, difensori, sì, che tornavano. Però ha sbagliato il palo. L'arco era buono perché la palla è scesa giusta, ma è passata a 20 cm dal palo. Quindi palo ovviamente di sinistra per chi tira, a destra per chi para. Cassano sta giocando un po' lungo per far scorrere, sì, esatto, l'inferiorità, ancora l'amico, 35 secondi. Lo sappiamo che è il tempo amico del Cassano. Eccolo lì! Qua ha capito tutto, però invece c'è Carini e poi comodamente a porta vuota. Chiaro che se sbagli in quelle occasioni lì, 15 secondi alla fine della inferiorità numerica del Cassano, se non sbaglio, sì. Dove mi è andato il Jack? Ah, è andato di là. Bassa, Jack. Muncia che rientra tra i pali, quindi esaurita l'inferiorità numerica. Ruba palla a difesa del Capi, ma commettendo anche fallo, quindi si riprenderà con un 9 metri in favore degli Amaranto. C'è Saite che va a doppio pivot. Vediamo. Savini, uno contro uno. Scarica per Massanese. Il primo cerca di anticipare Kabir anche dall'ala sinistra. La mette dentro. Fondo, è andato a prenderselo. Kabir era un po' in movimento laterale. Però tante volte sei fermo, non te lo danno. Quando te lo danno, te lo prendi. Esatto. Sfondo è quando arbitro fischia. Esatto, diciamo, sfondo è quando arbitro fischia. Se tu sei fermo e si schiantano sopra, mi ha messo il punto Dorio, quando prendi quei palloni lì che sei sempre marcato stretto, c'hai 8 km quadri, fai come Kabir, mettila dentro, sempre invece mezzo da parte opposta Casia non perdona, errore di Dorio perché la difesa del Capi era completamente ferma, ha servito da metà proprio campo, e lui però si è girato, ha tirato in più intenzione, ma ha preso proprio il portiere sul piede d'appoggio, quindi non possiamo neanche dire che l'ha parata al portiere, l'ha proprio tirata a lui perché il portiere su quel piede non poteva fare nulla. Doppio pivot per il Cassano, siamo 29-26, se dovesse sbagliare questa diventa più critica. E ha cercato la finta dal lato sbagliato, secondo me è la Bruna. Oh, grande parata di Iaffè, perché tiro al volo tornando, di Dorio mentre sì, stava tornando in porta. Messo sul secondo palo, doveva mettere. Chiaro che era in volo. Ora invece va fuori tiro di Carabulea. Grande parata del portiere. Eh sì, questa è una grande parata, sì, perché l'ha aiutato Dorio perché, ripeto, non ha tirato sul primo palo ma sul secondo. Però il portiere ci ha messo tutto quello che poteva fare. Tanto bella è entrato azione. Il fratello, quindi abbiamo col numero 12, sì, Selmi Iaffei, quindi ha impiegato tutti i suoi 3 portieri a disposizione, coach Serafini, la Bruna, Savini, prova ancora la Bruna ma ancora parata di Iaffei,
poi recupera palla Kabir, ma commettendo infrazione di area. Chiamano gli arbitri. No, non era perché probabilmente ha spinto l'avversario, sì, ma si è fatto, esatto, si è guadagnato la posizione, sì, in maniera non regolare. Certo. E siamo sempre lì, due al termine, ma solo tre le reti vantaggio. Quindi pratica ancora non chiusa, ragazzi. C'è da soffrire. Data bene ad Orio. C'è da soffrire ancora. La spazza Moncia. La forza di tirarglielo basso in mezzo alle gambe. Attenzione, andiamo lì a pulire per terra. Ha tentato una cannonata in doppio appoggio, era anche molto lontano, quindi fosse ancora sui 10, anche 11 però metri. Però ne ha preso 5 in mezzo alle gambe, per cui ha detto aspetta che incomincio a chiudere. Parata. Vecchio Moncia, però la difesa mica tanto. Anche in questo caso la difesa non ha coperto molto. No. Diciamo che sono stati bravi a raddoppiare quando tenta le penetrazioni, anche perché sì, ha mobilità però ridotta. Però quando appoggio, ha tentato da fuori non c'è stato né contrasto né muro sulla traiettoria. Niente proprio, quindi niente proprio. Interporsi tra lui e il portiere, c'era proprio un bello spazio. Vabbè, intanto il Cassano ha fatto 29-26 a meno di due minuti alla fine. Si fa attacco lungo, in questo caso sperando che sia, non so, 40-50 secondi, dobbiamo dire che forse, però non parliamo. Deve ancora chiamare un time out uno dei due, vedo tre pallini o due, no? Sì, ancora un time out Bellotti, vediamo. È super bello. Speriamo non debba servire, perché insomma non sono ancora tre reti a due minuti scarsi, non è un margine per dire la partita è chiusa, però diciamo non dovrebbe essere così pericoloso da dover chiamare un time out. Poi dovesse servire, ovviamente ce l'ha a disposizione. Yes. Savini, la Bruna, ancora Savini, uno contro uno, prova a scaricare l'ala ma subisce fallo, fa correre le lancette, sì, Savini di attacco lungo, di attacco lungo. Vediamo però, c'è la chiamata di passivo, quindi ora bisogna andare alla conclusione. Un passaggio. Ma c'è la Bruna che non attacca. Scarico al pivot in uscita di FA, ma lo supera Kabir. Comunque vorrei rivedere i primi 15 minuti, perché non sono sicuro che è ancora Kaja. Non sono sicuro che abbia sbagliato un tiro Kabir, mi piacerebbe vederlo, ho una sensazione, ma potrebbe essere una partita da 100%. Secondo me no, però vabbè. Eccolo qua il time out. Sì, ci fa segno Davidino, però non possiamo considerare un real tiro, è quel contropiede che non ha preso la palla, forse ti hai in mente quello come no, unico errore di... No, quello era prima, era... Però errori al tiro, io non me li ricordo, però la mia memoria a breve termine ultimamente fa... Va bene. Non è al top. Comunque, prestazione eccellente. Sì, in ogni neanche avesse sbagliato uno, credo che alla fine... Siamo a sette, sì, quindi miglior marcatore del Cassano insieme a Saitta, e mentre Savini 6 e povero Mazza fermo in panchina a 3, mentre per il Carpi ovviamente miglior marcatore Kaja con 9 reti, seguito da Ceccarini alla destra con 4 e anche Carabulea 4, credo tutti nel primo tempo. Sì. Quindi, perché poi, primo come tempo dici tu, Carpi è riuscito ad allargare il gioco, quindi con Carabulea molto pericoloso da terzino destro. Carabulea che invece è un po' mancato al Carpi in questo secondo tempo, sì, ha costretto Kaja, soprattutto dopo l'uscita di Coppola, a essere l'unico uomo pericoloso, sì, spesso raddoppiato, sì, però ha fatto un fracco di gol sul doppio appoggio e ha scaricato molto bene il pivot all'ala, molto bene, una partita piena di, diciamo, eventi positivi per Kaja, perché se non segni e fa segnare gli altri sei veramente completo. 30 secondi al termine, ecco che va spinta di Dorio, ha chiamato passi. C'era Dorio che però ha chiamato passi. 30-27 e segna. E qua l'abbiamo chiamato Carabulea, dice non ho fatto ancora un gol nel secondo tempo, te il kick che lo faccio. Ciapala, così dici che non ne fa. E finisce 30 Cassano, 28 Carpi. Vince il Cassano di 2. Sì, partita
non bellissima, certo. Parecchi errori da una parte e dall'altra. Il Cassano veniva da una buona prestazione contro il Conversano, seppur chiuso con una sconfitta, invece una controprestazione a Chieti contro il Campus Italia, perché nonostante il punto portato a casa sicuramente non si era giocato bene, quindi oggi era importante affrontare la partita con la massima concentrazione. Si giocava contro il Carpi, ultimo in classifica a 0 punti, quindi c'era il rischio di poter commettere lo stesso errore che si è commesso a Chieti, di sottovalutare l'avversario, sì. Quindi quantomeno dal punto di vista della concentrazione c'è stato un passo avanti, il gioco a spazi, diciamo. Forse il miglior Cassano si è visto quei primi 6-7 minuti del secondo tempo, li abbiamo visto Cassano bello, incisivo, veloce. Poi ancora questo infortunio, che valuteremo quanto sia grave, di Mazza alla caviglia, ecco, ha un po' ritolto fiducia. Le rotazioni a disposizione erano già poche prima, con qualche assenza già in infermeria, più questa nuova tegola di Mazza ha tolto un po' di fiducia ai ragazzi, quindi si sono persi un po' via, però in qualche modo hanno gestito il finale di partita fino a questa vittoria non brillantissima, però 2 punti in classifica che c'è aggiunto anche ci Alessio, portano a 5. Eccoli qui, dicevamo, gli infortuni. Moretti. E quindi, diciamo, non la miglior partita che si è vista a Palazzetto Tacca in quest'ultimo periodo, però l'importante era portare a casa i 2 punti. Ora trasferta sabato prossimo a Siracusa, che invece sta avendo un buon avvio di stagione, poi ci sarà la sosta per cercare di recuperare un po' tutti gli acciacchi, mentre l'appuntamento qua da Palazzetto Tacca è per non la prossima settimana, ma quella dopo ancora, dove avremo doppio impegno della femminile, mercoledì 5 in casa con Brixen e il sabato successivo in casa, non mi ricordo con chi, ve lo dico subito. Adesso Luca va a spulciare il calendario. In casa con Casalgrande sabato 8, quindi doppio impegno consecutivo casalingo per le ragazze. Invece settimana prossima noi ci riposiamo. Bene, ringraziando Davide Grazie, Cenci Luca. Alla telecamera, Grande Davide Bianchi alla regia, Luca e Cassio vi salutano. Ciao. Con il consueto buona pallamano a tutti. Ciao! Ciao.